Giona, il profeta Giona. Mi disse con grande enfasi che questo era il luogo dove Giona fu sepolto. Ora io non credo a questo, questo è il loro racconto, ma per gli arabi parlare di un profeta giudaico è una cosa del tutto eccezionale. Sì, è proprio eccezionale. Ma ciò che ancora è più straordinario, e forse questa è la prima volta che una cosa del genere viene detta in televisione, non lo so, egli mi portò dall'altra parte verso il Mel di Dongsi, un luogo chiamato Tel. Essenzialmente un tel è un monte dove per un periodo si sono sviluppate delle civilizzazioni. Egli mi disse, si tratta di un sovrintendente alle antichità, quindi un uomo importante, non un cristiano, ma un archeologo secolare che copre un'alta carica in Iraq. Mi disse, abbiamo fatto dei rilevamenti su quel monte e crediamo questo sia il luogo di Adad Nirari III. Adad Nirari III è l'unico uomo che noi conosciamo nella storia assira che abbia determinato una rivoluzione, una svolta, una riforma. Delle volte è anche chiamato Ammarabi l'Assiro. Ammarabi era un gran re babilonese che ha introdotto molti cambiamenti. Quest'uomo, Adad Nirari, cambiò quel regno spietato di terrore che Giona temeva tanto, dove tra le varie atrocità vi era quella di fare i prigionieri a pezzi. Egli abbandonò tutte queste cose, egli abbandonò Esha e Ea, il dio della saggezza. E se leggiamo in Giona capitolo 3, c'è un versetto nel quale è detto che il re disse «Daremo ascolto a questo dio, e voi popolo, due cose, dovete abbandonare la vostra malvagità e la vostra violenza». Violenza, se voi conoscete la storia degli Assiri, le cose terribili che facevano, comprendereste il significato di tutto ciò. Quella fu l'unica volta in cui diedero una svolta che durò per un certo periodo di tempo. Questo re morì e i profeti Naum e Sofonia si levarono contro Ninive e si ebbero una forte attività. Ma il punto è questo. Questo re affermò che fosse meglio pentirsi e poi aggiunse un'altra cosa molto significativa e per quanto io sappia non è mai stata detta prima perché io stesso l'ho scoperta studiando l'ebraico solo 3 o 4 settimane fa. Non solo lui afferma Dio potrebbe pentirsi, lui parla di Dio ma poi dice forse. Usa la parola Ha Elohim, che significa è ora il Dio Supremo. Egli trovò il Dio Supremo da Esha a Ea, da Ea a Ha Elohim, il gran Dio, il Dio Supremo. Il Dio degli ebrei. Forse egli si pentirà e ci permetterà di vivere. Il decreto fu emanato, la riforma ebbe luogo e calza anche il periodo storico e quell'uomo, il sovrintendente, con grande enfasi indicava che era qui, dove il re aveva il trono. Non possono però effettuare scavi di alcun genere perché fa parte di un antico cimitero. È proprio straordinario. In sostanza era molto più di una riforma. Di fatto si trattava di un risveglio. Certamente. Abbiamo ancora 30 secondi. Puoi dirci qualcosa e magari parlarci di questi rotoli eccezionali proprio in chiusura? Gli Assiri avevano anche Akalli, messaggeri delle acque che portavano messaggi dagli dei. Questo calza perfettamente al racconto di Giona che veniva dalle acque e portava con sé un messaggio dagli dei. Esiste una riproduzione del re Adad Nirari III, che noi crediamo fosse il re ai tempi di Giona. Credimi, concedimi ancora 15 secondi. Ho parlato con il capo, il professore Douglas Sabs, autore del libro La vita quotidiana in Assiria, la vita quotidiana in Babilonia. Andammo a cena e discutemmo su alcuni di questi argomenti. Tirai fuori dalla tasca una Bibbia, ne lessi una parte e gli chiesi, «Signore, lei è da anni che fa degli scavi, ne è responsabile. Cosa ne pensa della storicità della vicenda di Giona?» E gli rifletté per qualche istante e poi disse, «Dottor Wilson, chiunque abbia fatto degli scavi qui, come ho fatto io, dovrebbe almeno attestare la sostanziale storicità della storia di Giona». Questo è veramente eccezionale. E come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Qui di fatto abbiamo un'anticipazione sull'opera di Gesù Cristo, verificatasi originalmente nella storia di Giona. Abbiamo ancora un paio di minuti. In queste ultime 2 puntate abbiamo fatto una panoramica che, per quanto ne sappiamo, non è mai stata trasmessa in televisione prima d'ora. Dottor Wilson, vorresti darci qualche ragguaglio su questa riproduzione? Questo non è l'originale. Questo è una riproduzione del rotolo di Isaia, che fa parte dei rotoli del Mar Morto. Puoi darci brevemente qualche informazione? Certo. Come potete vedere è lungo 7,5 metri circa. I critici sostengono che ci sono 3 Isaia. La prima interruzione, la principale, sarebbe al capitolo 39 prima del 40. Ebbene, eccolo qua. Non c'è alcuna interruzione fra il capitolo 39 e 40. Esiste un solo Isaia. In Giovanni capitolo 12 le 2 parti principali di Isaia si riferiscono allo stesso tempo. Sì. Gesù conosceva un solo Isaia.
Le autorità giudaiche conoscevano un solo Isaia. Gli scrittori del Nuovo Testamento conoscevano un solo Isaia. Io conosco un solo Isaia. Sì. Esiste una copia esatta. Guarda, ha dell'incredibile. Quando lo si paragona alla principale traduzione giudaica di quello che è conosciuto come il testo Messariach, ed è virtualmente esatto. Ci sono un paio di piccole cose inerenti alla traduzione. Capita che anche in inglese ci siano errori d'ortografia e occasionalmente si nota, ma solo alcune volte. Ma questo ci dice che Isaia scrisse 700 anni prima di Cristo. Ed è stato detto che le profezie sono talmente specifiche che non è possibile non accettarle. Puoi fare il punto in un solo minuto. Vedi questo? Vedi quella X? Sì. Si tratta di una forma antica della lettera ebraica Tal, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Ecco, qui ce ne sono delle altre. Ce ne sono 12 in tutto il rotolo. Ciascuna di queste 12 lettere è una profezia relativa al Messia o una profezia che si riferisce ai tempi della fine. Quindi quelle persone che avevano l'incarico di copiare la parola di Dio, di fatto segnavano ciò che era vitale per loro. Una firma, un'orecchia alla pagina, se preferisci. Proprio così. Come se fosse un fermaglio. Segnalavano quelle parti che per loro erano vitali, che si riferivano a Gesù Cristo, il Messia, la sua venuta, la sua sofferenza. Egli fu trafitto per le nostre trasgressioni. Certamente, i critici dicevano che non poteva essere vero perché era troppo specifico. Questo rotolo fu scritto, è comunemente accettato che questa copia sia stata fatta tra i 100 e i 125 anni prima di Cristo. È fuori di dubbio. Questa copia? Non c'è alcun dubbio che potesse essere contraffatta. Quindi l'originale è stato scritto 700 anni prima di Cristo, mentre qui abbiamo una copia di 150 anni prima, quindi non è possibile che fosse scritta dopo i fatti. È proprio così. Il programma di oggi è stato veramente di grande interesse. Posso garantirvi che il cuore mi batte forte, perché abbiamo potuto condividere con voi queste informazioni veramente importanti e che sono state date da studiosi di fama mondiale, come i dottori Clifford e Barbara Wilson. Ora, se questo programma è stato di vostro gradimento, non dimenticate di scrivere alla TBN. Scrivete a Creazione nel XXI secolo, via Pascoli 103, 21050, Marnate, Varese. Voglio augurarmi che oggi abbiamo dato vita a molto più di un semplice interesse. Spero che abbiate risposto al Cristo della Bibbia.